Venafro ricorda il sacrificio dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi dalla mafia nel 1992, intitolando loro la piazza antistante, la stazione ferroviaria. Vediamo. Torna forte il monito a non dimenticare le tragedie che hanno colpito il nostro paese, perché siano di insegnamento soprattutto alle nuove generazioni ed insegnino loro a percorrere sempre più le strade della legalità e dei buoni propositi. Questa è la spinta, la base dell'iniziativa dell'amministrazione comunale di Venafro, con il suo sindaco Antonio Sorbo e la maggior parte dei consiglieri, ad intitolare la piazza antistante la stazione ferroviaria ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi barbaramente dalla mafia nel 1992, insieme agli uomini delle loro scorte, a distanza di 2 mesi l'uno dall'altro, il 23 maggio e il 19 luglio. Un ricordo che diventa atto concreto e che sia davvero di insegnamento per tutti i cittadini, come sottolineano le parole del prefetto di Isernia, Fernando Guida. Io credo che si debba riuscire a focalizzare il concetto con una frase che pronunziò, ricordo, proprio il giudice Falcone, e cioè a dire che per sconfiggere la criminalità organizzata e la mafia in particolare non occorrono, cioè, gli eroismi, ma occorre fare tutti insieme a ogni giorno il proprio dovere, incominciando dai ragazzi. Quindi è fondamentale che questa battaglia contro la criminalità organizzata incominci proprio dal punto di vista culturale, quindi nelle scuole. È per quello che spesso, quando ero prefetto in Sicilia, ma anche qui a Isernia, mi piace andare a parlare con i ragazzi nelle scuole per spiegare che la lotta contro la criminalità e più in generale la cultura della legalità iniziano proprio a scuola.